E prima di collegarci con la nostra prima ospite di questa mattina, ho tra le mani i suoi ultimi libri, ma chi segue Padre Pio TV sa che è stata nostra ospite più di una volta, perché potremmo dire è una scrittrice molto attiva, è insegnante, è mamma e si chiama Federica Storace. Tra qualche istante le daremo il benvenuto perché è con noi questa mattina per presentarci il suo ultimo libro che si intitola Bye Bye Amore Mio, tra parentesi, manuale tragicomico di sopravvivenza. Eccolo qui, la regia ci regala la copertina del libro, Edizioni Sampino. In copertina uno sfondo molto bello, ecco, delle montagne, una ragazza che cammina e un giovane alle spalle con uno zaino in spalla, è il caso di dire. Ecco, allora io la vedo già pronta, collegata con noi questa mattina, Federica Storace. Le do subito il benvenuto. Buongiorno Fede, ti vediamo Buongiorno. e ti ascoltiamo anche. Buongiorno, grazie per aver Buongiorno. accolto il nostro invito in questo caldo venerdì di agosto. In Puglia sì, non so com'è la situazione dalle tue parti. Anche qui fa molto caldo, soprattutto caldo umido. Ecco, quindi bingo, è il caso di dire. Allora, cambiamo, come dire, non pensiamo al caldo, ma aiutaci a portaci tra le pagine del tuo libro, perché è un manuale tragicomico di sopravvivenza, nel senso che un incidente di percorso ha spezzato il cuore ad un ventenne, trasformando la sua estate in una tragicommedia. Chi è il ventenne di cui parli nel tuo libro? Il ventenne è il mio secondogenito che l'anno scorso ha vissuto questa esperienza, questa delusione d'amore. Quelle delusioni d'amore che capitano a tutti, cioè la fine del primo grande amore, e lui ne ha sofferto parecchio. È stato lasciato da un giorno all'altro senza delle spiegazioni plausibili e l'unico rifugio che ha trovato è stato nella famiglia, prima nel fratello maggiore e poi nella mamma e nel papà e negli amici. Ed è stata un'esperienza da cui io ho avuto modo di imparare tanto, perché questo pronto soccorso che ho fatto nei confronti del figlio mi ha fatto capire molte cose che, nonostante abbia dei figli e nonostante sia un'insegnante di adolescenti, ancora mi sfuggivano nelle loro dinamiche relazionali, nel loro modo di pensare. E per cui poi ho pensato di scrivere un libro per condividere questa esperienza. Allora, Federica, dicevi giustamente questo pronto soccorso amoroso mi ha dato la possibilità, nonostante sia insegnante, nonostante abbia una famiglia e dei figli, di capire delle cose. Che cosa hai capito e soprattutto come queste cose che tu hai capito possono essere utili ad altri genitori? Ma guarda, la prima cosa che ho capito, anche se quella l'avevo già abbastanza intuita e già comunicata negli altri miei libri, è che per educare i nostri figli è necessario insegnare loro il valore della fatica e soprattutto un dato di fatto molto semplice, cioè che gli ostacoli, le difficoltà, le delusioni e le sconfitte vanno superati, vanno attraversati, vanno vissuti tutti, per poterne fare tesoro e per poter crescere. Invece, mi pare che attualmente la tendenza sia quella a scansare tutto quello che è brutto, no? Per cui il dolore, la sconfitta, se i ragazzi sono sconfitti in qualche cosa, non riescono in qualcosa, sono dei ragazzi, loro, tra loro dicono sfigati, no? Per cui se si è fragili per qualche motivo, si è poco adatti, se non si è troppo efficienti, se non si raggiungono grandi risultati, soprattutto per quanto riguarda il corpo, le apparenze, tutto questo rende i ragazzi di oggi non adatti e perciò scartati, no? Per cui c'è tutto un sistema di valori, secondo me, da recuperare, tra cui quello appunto il valore della fatica e dell'impegno per superare le difficoltà e raggiungere anche gli obiettivi, perché anche gli obiettivi si raggiungono
con fatica, con tenacia e con impegno. Infatti torna spesso l'immagine della scalata della montagna nel libro, un po' perché a noi la montagna piace, ma soprattutto perché in effetti vincere le proprie sconfitte o le proprie fragilità è proprio come scalare una montagna. Federica, la sensazione che ho avuto leggendo il tuo libro è che tu, essendo comunque utilizzando toni a volte anche ironici, ma è comunque un libro in cui traspare il cuore di mamma, tu non tendi mai a sottovalutare quello che tuo figlio sta vivendo. O meglio, non traspare mai quella sensazione, cosa vuoi che sia una delusione amorosa a 20 anni passa, sai quante altre ragazze poi incontrerai e il vero amore arriverà. Tu sembri appunto non sottovalutare mai questa situazione, anzi, la prendi molto sul serio, o sbaglio? Sì, la prendo molto sul serio, anche se ti devo confessare che in realtà mentre lo consolavo tra me e me pensavo proprio queste cose. Però è vero che l'esperienza insegna e io ero già passata dalla fine del primo grande amore dell'altro mio figlio che è più grande e che a suo tempo anche lui ha vissuto l'esperienza dell'essere lasciato. Lui tra l'altro poco prima di Natale, per cui sì, non l'ho mai detto a mio figlio perché adesso ho imparato, ricordando anche quello che poi era successo a me tanti, tanti anni fa, che non si può dire che è una cosa scontata, perché è veramente un lutto per i ragazzi e le ragazze la fine del primo grande amore. Siamo noi adulti che sappiamo che quella è soltanto una tappa e che poi magari troveranno, anzi sicuramente troveranno il loro vero grande amore, che non era quello che immaginavano. E però loro in quel momento si sentono l'universo cadere a pezzi sulla loro vita finita, per cui è ovvio che dir loro che non è niente è controproducente in tutti i sensi. Mi ha colpito il fatto che la prefazione del libro l'hai affidata ad un sacerdote, a Don Roberto Fischer. Come mai questa decisione? Beh, Don Roberto Fischer è un prete davvero eccezionale, un bravissimo educatore e abbiamo la fortuna di averlo qui nella nostra città di Genova, nella nostra diocesi e lui lo conoscevo già da tempo perché lui è un prete DJ e si occupa tantissimo di educazione anche attraverso i social e io l'ho conosciuto diversi anni fa perché lui aveva ha tuttora Radio Fra le Note. E faceva radio DJ per coinvolgere i detenuti del carcere di Marassi. E io e altre persone scrivevamo dei brevi testi perché all'inizio i detenuti leggevano i testi alla radio, agli spettacoli radio. Poi, poco per volta, l'obiettivo era che i detenuti iniziassero a scriverli loro i testi e infatti poi noi non abbiamo più scritto i testi perché hanno imparato a farlo loro. E questo programma radio è andato avanti per un po', ma Don Roberto Fischer fa molti programmi radio e poi è molto famoso anche su TikTok, su Instagram, sa usare molto bene i social e capisce moltissimo quelle che sono le realtà che vivono i giovani oggi, perciò mi sembrava la persona più adatta a cui affidare la prefazione di questo libro. Un libro che è dedicato a Matteo e Davide, a tutti coloro con cui condivido il dono della maternità e la passione dell'educazione, perché adulti, educatori e perché no, anche giovani dovrebbero leggere il tuo libro, Federica. Beh, intanto perché i giovani possono ritrovarsi in quelle pagine, perché quelle pagine sono tutte popolate sia di adulti che di giovani, tanti giovani, perché ci sono i miei figli, i due fratelli, però ci sono tutti gli amici dell'uno e dell'altro. E perciò potrebbero magari fare una riflessione, no, su quello che stanno vivendo. E gli adulti, tutti i tipi di adulti, educatori, catechisti, insegnanti, genitori, nonni, potrebbero, interrogarsi, interpellarsi, scoprire magari come è successo a me qualcosa che non sanno ancora dei giovani e poi mettersi anche in discussione, perché io mi sono messa molto in discussione, perché comunque le giovani generazioni
che hanno un modo di sentire, di pensare, che ovviamente è diverso dal nostro, hanno anche tanto da insegnarci e noi abbiamo tanto da riflettere perché spesso li critichiamo, ma in realtà forse dovremmo pensare a quanto i nostri comportamenti e le nostre scelte, la nostra mancanza di un buon esempio nei loro confronti, poi determina tutte le fragilità e le difficoltà che hanno loro oggi. E allora, bye bye amore mio, manuale tragicomico di sopravvivenza firmato da Federica Storace in collegamento con noi questa mattina, eccolo qua, l'abbiamo sia, ecco, sia in copertina sia cartaceo tra le mani, poi ho qui altri tuoi due libri, Fede, dei quali sicuramente torneremo a parlare molto presto, sempre qui in diretta su Padre Pio TV. Ti ringrazio di cuore per essere stata con noi in questa calda giornata di agosto. Grazie, saluti alla famiglia. Hai già fatto le ferie? Dalla tua abbronzatura mi sembra di sì. Sì, Paola, abbiamo fatto le ferie e abbiamo fatto io e mio marito un giro del Portogallo perché quest'anno facciamo 30 anni di matrimonio e ci siamo voluti regalare una nuova luna di miele e è stato molto bello. E invece domani partiamo per la montagna dove stiamo 3 giorni insieme ai ragazzi. Siamo riusciti per miracolo a combinare questi 3 giorni insieme, tutti e quattro, per cui domani mattina presto partiamo, sì. Bene, allora grazie, buona vacanza, un saluto alla montagna che è davvero un luogo rigenerante per chi, come anche alcuni di noi, stanno apprezzando in questi anni le vacanze estive in montagna, è davvero un toccasana. Grazie, grazie Federica e a presto. Grazie a te Paola, Ciao. arrivederci, a presto, ciao. Grazie ancora a Federica Storace per essere stata con noi questa mattina. Ci fermiamo, doveroso andare in pubblicità, poi torneremo insieme ancora per lo spazio dedicato all'informazione e anche con consigli utili che arrivano direttamente dalla Croce Rossa Italiana per affrontare il caldo di queste settimane.